I capigruppo di maggioranza Pino Bovi, Pietro Cerullo, Valerio Longo, Francesco Marino, Giuseppe Salvatore sulle dimissioni del vice sindaco ed assessori replicano: siamo fortemente sorpresi dalle parole dell'assessore Ugo Tozzi. Ci sorprende il fatto che si possa definire liberato dalle catene dell'amministrazione francese. Ancora più sorprendente parlare di mancanza di polso e di mancata risoluzione dei problemi della città. Vogliamo ricordare all'ex vice sindaco che erano 4 i componenti del suo gruppo che facevano parte di quell'esecutivo e che i fatti dimostrano che oltre le belle parole non erano al servizio della città, ma esclusivamente funzionali alle logiche egemoniche del cosiddetto gruppo Tozzi che avrebbe dovuto risolvere i problemi della città. Ed ancora rivendicano. Il lavoro svolto dalla sindaca e dalla maggioranza che la sostiene, rivendicano in questi primi 24 mesi, pur fra difficoltà, ha avviato quel processo di trasformazione profonda della città di cui Battipaglia aveva assoluto bisogno. Riteniamo quindi inopportuno e inaccettabile che a puntare il dito contro questa amministrazione sia proprio chi doveva essere in grado di contribuire ad apportare soluzioni. Comprendiamo però le velleità politiche di chi si sente già candidato alla guida della città. Le polemiche non intaccheranno questa maggioranza e la fiducia incondizionata nei confronti della nostra sindaca. Lasceremo alle spalle questa fase politica-amministrativa fondata su tensioni e polemiche. Completata la riorganizzazione della macchina amministrativa, annunciano, punteremo ora a velocizzare la realizzazione del nostro programma elettorale. Per questo ribadiamo il nostro impegno e sostegno convinto nei confronti della sindaca Cecilia Francese. Tanti gli impegni e il lavoro che ci attende, pertanto, rimandando al mittente le accuse, affermiamo con certezza che non vi è nessuna crisi di governo e che la maggioranza compatta intorno al sindaco.